Salve a tutti da Elisabetta. Eccoci oggi per un video tecnica. Abbiamo in passato realizzato una serie di video dedicati alle incastonature. Oggi vi mostriamo un'incastonatura realizzata con tutti gli elementi Swarovski, quindi un rivoli, dei biconi da 4 e dei biconi da 3 mm. Allora, ecco qua, questo è il materiale che ci occorre per realizzare l'incastonatura di cui vi vogliamo parlare oggi. Come vedete è un rivoli Swarovski da 12 mm. E in questo caso non ha la parte sotto, diciamo, colorata, è uguale sia davanti che dietro. Ora, nell'incastonatura che vi mostro oggi, noi utilizzeremo solamente dei biconi e quindi sia nella parte davanti che nella parte di dietro abbiamo appunto i biconi Swarovski. Per questo motivo io ho scelto un rivoli appunto uguale davanti e di dietro, così che possa essere una specie di double face. Lo potete realizzare con questo crystal, ma lo potete realizzare anche con quello nero. Inoltre, lo potete realizzare questo tipo di incastonatura anche con tutti gli altri Swarovski, perché in realtà poi farete vedere solamente la parte frontale. Però adesso cominciamo. Allora, cominciamo con realizzare una fascetta utilizzando i biconi. Inseriamo un bicono da 4 mm, uno da 3 e due da 4. Ci andiamo a reinserire nel primo che abbiamo messo. E realizziamo questo. Quindi sono 4, 3 sono più grandi e uno è più piccolo. Adesso andiamo ad inserire un bicono più piccolo e due più grandi e ci andiamo ad inserire qui. Facciamo quindi la tecnica row, 4 cristalli attaccati ad altri 4 cristalli. Ora ci portiamo il filo in questo, perché dobbiamo andare a realizzare una specie appunto di fascetta, come vi dicevo, e quindi rimettiamo un altro da 4, un altro da 4 e uno da 3 e ci andiamo ad inserire qua. Ora facciamo così. Quindi quelli piccoli sono tutti dallo stesso lato. Vedete, già comincia a girare, a curvarsi per andare a creare l'incastonatura, appunto. Quindi continuiamo così fino a farla della lunghezza che ci occorre per incastonare, in questo caso un rivoli da 12. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andiamo giù e continuiamo e facciamo altri due quadratini, diciamo così, 1, 2 e 3, perché ci dobbiamo sempre ricordare di mettere quello piccolo dallo stesso lato. Quindi facciamo così. Ora ne facciamo un ultimo, però nel fare l'ultimo ci andiamo, intanto ci portiamo l'ago e il filo in questo modo, così. E poi, quando andiamo a realizzare l'ultimo, lo realizziamo praticamente utilizzando il primo e l'ultimo dei biconi da 4 mm che abbiamo messo, unendoli tra di loro, e le uniamo mettendo un bicono da 3, entrando in questo da 4,
Così. Così. Così, vedete? E inseriamo un altro bigone da 4. Rientriamo in questo, che è quello da dove siamo usciti, da dove siamo partiti per andare a chiudere il giro. Ora facciamo questo lavoro così. Facciamo, ci portiamo con l'ago dove abbiamo l'altro filo che io lascio quasi sempre perché poi alla fine ci faccio il nodino e quindi chiudo, vado a stringere i due capi del lavoro in questo modo. Così. E adesso faccio un bel nodino. Così. Uno, due, in questa maniera. Facciamo la prova e vediamo che il rivoli c'entra. Ce lo andremo a mettere dentro. Adesso, partendo sempre da qua, quindi sempre con lo stesso filo, andiamo a fare l'altro lato dell'incastonatura, quindi riusciamo dal bicono con la stessa tecnica l'altro lato del castone e quindi abbiamo quello da 4, andiamo a inserire un bicono da 4 mm, uno da 3. Così, e un altro da 4 in questa maniera e ci reinseriamo in quello della base praticamente in questo modo. Vedete? Quando si piega questo chiude. Quando andremo a stringere alla fine riusciremo a stringere sopra e sotto i due castoni. Ci abbiamo questo filo che esce da qui, ci portiamo nel bicono accanto, così, e inseriamo un bicono da 4 e uno da 3 e poi ci rinseriamo qui, in questo modo, e ci riportiamo il filo qua. Vedete? Stiamo facendo lo stesso lavoro che avevamo fatto sotto, sopra, in modo da andare poi a chiudere. Ci riportiamo l'ago qua, continuiamo, mettiamo di nuovo un bicono da 4 e uno da 3 e ci andiamo ad inserire così. Così, vedete, quando andiamo a chiudere, questo è. E ci riportiamo il filo qui. Vedete? Se ora noi già cominciamo a inserire il rivoli, vediamo che ce lo mettiamo bianco perché forse si vede meglio bianco piuttosto che quello nero. Così. Da qua usciamo, andiamo accanto in questa maniera, inseriamo come prima il bicono da 4 e quello da 3 e andiamo qua. Dobbiamo fare tutto il giro. Poi andiamo in quella accanto e piano piano ci spostiamo. Andiamo di nuovo in quell'accanto e facciamo un altro quadratino. Quindi di nuovo il bicono da 4 e quello da 3. E andiamo qua. In questo modo. Così. Così. Così.
e andiamo accanto. Li stiamo facendo tutti. Così. Quindi di nuovo 4 mm e 3 mm. Così. Lo tiriamo così ora io lo tengo alla fine farò chiudo il giro adesso qui abbiamo l'ultimo pezzetto l'ultimo quadratino quindi andiamo qui come abbiamo fatto finora in questo modo poi invece di inserire il bicono da 4 e quello da 3 ci andiamo ad inserire in questo che è il primo di quelli che abbiamo messo subito quindi questo lo lascio che mi servirà dopo per fare il nodino a questo punto inserisco solamente il bicono da 3 e chiudo il giro adesso abbiamo fatto lo stesso lavoro sia sopra che sotto vado accanto torno su e faccio un paio di giri per rinforzare la parte centrale quindi faccio così così vedete già il castone tiene il rivoli non esce però facciamo per sicurezza e per dargli una certa compattezza questo giriamo senza inserire nulla perché questa voleva essere un'incastonatura fatta tutta coi biconi tutta di Swarovski senza nessun altro componente quindi senza perline di conteria senza nulla solamente rivoli e biconi che ci sono serviti di due misure proprio per stringere il castone ecco così ecco qua adesso vado giù in modo da andare a fare un altro nodino qua io sto utilizzando un filo di l'illusion cord che può essere usato da 0,15 o da 0,25 in modo da essere completamente trasparente perché se lo facciamo su quello nero col fondo bianco sparisce ma se lo facciamo soprattutto tutto crystal sparisce completamente adesso se volete essere più sicuri potete girare e fare quello che abbiamo fatto sopra anche sotto cioè lo stesso giro per andare a stringere questi io lo faccio così mi vengono perfettamente identici i due lati così e anche qui come dicevamo vado a stringere ecco giro intorno così chiudo stringo i due lati sono uguali allora questo è il risultato questo è quello nero cioè con l'interno crystal e l'esterno nero e ora ne andiamo a realizzare uno tutto con tutto crystal così da vedere vi ho fatto vedere nel video quello nero perché ho pensato che magari era più facile seguire il progetto però anche tutto crystal è bellissimo.
Anche il video di oggi è terminato. Come sempre vi salutiamo e vi auguriamo buon divertimento.